Il Molise, grazie ai fondi in arrivo, regionali, nazionali ed europei, è nelle condizioni per uscire dalla crisi, ne è convinto Michele Iorio, assessore regionale al coordinamento dei fondi europei. Nella sede del Parlamentino, in via Genova, Alberta Delisio, autorità di gestione dei fondi PON, FESR, FSE, ha presentato i risultati ottenuti nel periodo 2014-2020 con gli interventi di coloro che hanno fruito dei benefici. Un panificio di Boiano che ha puntato tutto sull'eccellenza, un macchinario per la raccolta robotizzata dell'uva, la commercializzazione del tartufo, la didattica digitale a sostegno delle scuole superiori. È però sui fondi in arrivo che il Molise si gioca le sue chance di sopravvivenza. Calcolando economicamente complessivamente la somma, supera di gran lunga il miliardo di euro che dovremo spendere nel giro di 4-5 anni. E i 400 milioni del PR, i 400 milioni del FSC, i 200 milioni per l'agricoltura, un'altra centinaia di milioni di PNRR necessitano di un coordinamento notevole, perché non si può fare sempre le stesse cose, bisogna coordinare i fondi e arrivare a una programmazione effettiva che ci consenta anche di essere veloci. Quindi infrastrutture, sostegno all'economia, sostegno sociale, ma soprattutto la possibilità di utilizzare la nuova fase della programmazione attraverso anche il decreto Sud, che ha stabilito la zona ZES per tutto il Molise.